film che ho fatto con Carlo è stata una benedizione, perché era tanto tempo che non lavoravo divertendomi come è successo con Carlo, insomma. Io vorrei che tutti i film fossero girati da Carlo, perché tutti quelli che mi offrono, dico, lavorerei sempre con lui, perché distende i nervi, si diverte lui, si diverte la troupe, si diverte l'attore, poi ti aiuta anche nella gestualità, cioè se tu ti inventi una cosa, lui te la seconda se gli piace. Se a qualcuno veniva un'idea, una gag, una cosa improvvisa così, Carlo l'accettava volentieri e non è poco. Lo spadacchiavo nella macchina sollecitandogli la vescica. Andiamo, forza, dai, muoviti! Quando capita un furio in casa cessa la vita proprio. Io ho conosciuto qualcuno così e le mogli sono tutte scappate, insomma. Ma perché non mette a letto i bambini e viene a cena con me? No. Conosco un ristorantino da queste parti, niente male. E poi vorrei raccontarle la storia della mia vita. È molto interessante, sai, è tre continenti. No, guardi, non mi interessa. Come non le interessa? Almeno scendiamo giù al bar a prendere un drink. Vieni. No! Poi c'era, per esempio, il custode del cimitero, quello con gli occhi proprio storti. Lui si era messo in testa che era il mio maggiordomo. Era una cosa che faceva ridere tutti quanti, insomma. Carlo si faceva delle risate, anche Sergio. E allora l'ho preso per fare il guardiano del cimitero. C'è poco da ridere. Raul porterà via Magda, però non credo che abbia intenzione di rimanerci per tutta la vita. È un'avventura, una cosa che sembra un'idea, che si era messa in testa e l'ha portata a termine. Quindi la durata si può calcolare in una settimana, ecco. Il tempo che lui diventi ancora più pazzo. Con Sergio Leone è nato tramite un mio amico carissimo, si chiama Rick Battaglia. Lui era molto amico di Sergio Leone e ha cominciato da ragazzo a portarmi, insomma, lì dice: andiamo a Natale, lo facciamo a casa di Sergio Leone. Dico: ma chi è questo Sergio Leone? Aveva fatto pochissimo ancora. Dice: un amico e basta, dai. E così ci davamo appuntamento ogni Natale a casa sua, poi ci vedevamo durante l'anno naturalmente, però era fisso il Natale in casa Leone. A Carlo, per esempio, piaceva molto, rideva molto quando io lo guardavo. Sì, in scena gli facevo questo gesto ambiguo, lo fissavo, solo che io glielo facevo anche fuori scena e lui rideva ancora di più. Te lo rifaccio, Carlo.